Prat Butani, una conferenza toccante. Quali sono i mali oggi dell'Afghanistan e come possiamo in qualche modo intervenire? Che ha tracciato un po' nella presentazione del suo libro. Il male in questo momento è un grandissimo male, la popolazione che soffre di fame in Afghanistan. Abbiamo 95% popolazione che con molta difficoltà escano a mangiare una volta al giorno. In questo momento dobbiamo rincorrere l'aiuto umanitario, non dobbiamo smettere, perché lì in questo momento rischiano i bambini, arriva freddo, bambini, donne e tal. Il secondo passo dobbiamo immediatamente, con grandissimo aiuto del mondo, anche cioè G20, devono lavorare su una stabilità, portare stabilità in Afghanistan attraverso il paese principale, il Pakistan, di costringere i talebani, fare un governo tecnico e lavorare sui giovani, sull'educazione e sulla cultura, quelli che purtroppo in questi 20 anni non sono riusciti a fare, ma lavorare su quei due lati. Ma non possiamo dire che abbandoniamo Afghanistan, perché poi dopo porterà un grandissimo caos nazionale e anche internazionale, perché i talebani adesso sono un po' tranquilli perché c'è l'attenzione del mondo. Appena il mondo toglie attenzione diventano gruppi terroristi anche per il mondo. Perfetto. La sua fondazione tra le mission, la mission c'ha certamente al primo posto la formazione e poi? Educazione, la cultura e la libertà delle donne, le vere libertà delle donne, perché quello che non abbiamo fatto in questi anni, perché io sono cambiato grazie attraverso il diverso, attraverso i piccoli gesti umani, attraverso la cultura, attraverso l'educazione. Allora queste cose che mi ha cambiato, dobbiamo lavorare anche sul popolo afghano, sul giovane afghani, lavorare su questo, che possiamo avere un futuro per Afghanistan migliore invece di avere tutta la violenza che è stata in questi anni. Noi glielo auguriamo e siamo vicini. Grazie per quello che ci ha dato. Grazie a lei.